Domenica sera si è chiusa la 12ª edizione di Passaggi Festival, evento dedicato alla saggistica che quest'anno ha raggiunto circa 40.000 presenze stimate. Ennesimo successo che, come sempre, ha riempito tutte le location delle rassegne organizzate. Grande l'impegno dei tanti volontari che sono stati determinanti anche quest'anno per la realizzazione del festival, che si sono dedicati a vari settori e che, dulcis in fundo, come da tradizione, sono stati chiamati sul palco centrale per una foto di gruppo insieme a tutto il resto dello staff. Tra i volontari premiati, il riconoscimento per il lungo impegno è andato a Carolina Iacucci. Sì, mi hanno dedicato questo premio dopo 11 anni, diciamo, di servizio al festival, con cui insomma sono cresciuta e cambiata, come ho detto, sul palco. Io mi sono sempre occupata delle interviste, quindi di contenuti per la redazione, oppure della moderazione di incontri o la redazione di testi. Mi sono occupata di questi aspetti redatti. Per me Passaggio è una famiglia, insomma si sono create molte relazioni e quindi c'è anche un trasporto emotivo, e poi ho imparato tante cose e credo di aver restituito qualcosa alla città nel mio piccolo. Altri volontari invece hanno gestito i laboratori per i più piccoli con attività dedicate ai bambini, mentre altri ancora la parte dei social network. Io organizzo laboratori per i bambini dai 0 ai 12 anni ed è un momento bellissimo, ovviamente offre ricchezza ai bambini perché sono delle ore in cui possono apprendere giocando tantissime iniziative e tantissime materie, dalla scienza alla matematica, all'informatica, disegno e... E la risposta è altissima. Molto. I social, al giorno d'oggi, un ruolo determinante. In che modo comunicate il festival attraverso appunto i social media? Attraverso tutti i canali come Facebook, Instagram, sia con storie che con post giornalieri. E trasmettiamo insomma le notizie e anche gli aggiornamenti riguardanti il festival. Qual è stata la risposta del pubblico sui social? Siamo riusciti a raggiungere un sacco di persone anche sui canali che copriamo come Facebook e Instagram, e quindi siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto. Per voi giovani essere catapultati in un festival del genere internazionale è una grande emozione. Partecipare a Passaggi Festival come volontaria, in particolare io faccio parte della redazione web, è stata un'esperienza molto stimolante che mi ha dato la possibilità di incontrare gli autori più vicino e immergermi nella un'atmosfera culturale estremamente interessante. Ti dà anche qualche suggerimento per il futuro? Dal momento che mi piacerebbe lavorare nel mondo della cultura è sicuramente è un'esperienza estremamente importante anche per il mio futuro professionale. Ora Passaggi Festival guarda già il 2025. Le date approssimative della prossima edizione si ipotizzano dal 25 al 29 giugno.